Ciao a tutti, qui Stefano di Photoshop Facile e oggi voglio illustrarti una tecnica per rendere la pelle dei tuoi soggetti liscia e morbida come il culetto di un bambino. Ah, e tutto questo in meno di un minuto. Sì, hai capito bene, in meno di un minuto. Questa di oggi è una tecnica molto utilizzata nella fotografia pubblicitaria. Grazie a questa tecnica non solo renderai la pelle dei tuoi soggetti più liscia e più morbida, ma andrai a rimuovere anche quelle brutte marcature presenti sul viso, pur conservando la texture e i dettagli della pelle. È una tecnica facile e veloce da applicare che spero possa esserti utile. Ecco, ci tengo ad aprire una piccola parentesi. Il mondo del ritocco della pelle è un mondo davvero vasto. Pensa, ci sono persone che hanno scritto libri su libri e all'interno del corso Photoshop Facile è presente un'intera lezione dedicata solo al ritocco della pelle. Quindi quella di oggi è una tecnica facile e veloce da applicare, ma di certo non ho la presunzione di dirti che grazie a questa tecnica risolverai i problemi della pelle dei tuoi soggetti. No. Quindi questa di oggi è solo una delle tantissime tecniche che possiamo applicare per migliorare la pelle dei nostri soggetti. Se ancora non l'hai fatto, ti ricordo di iscriverti al gruppo Photoshop Facile, un gruppo in cui abbiamo cercato di riunire quante più persone appassionate a questo fantastico software. Trovi il link in descrizione, ti iscrivi e qui hai la possibilità di confrontarti con persone come te. Puoi postare i tuoi lavori, puoi ricevere consigli e io e Simone periodicamente pubblichiamo dei contenuti su Photoshop molto esclusivi. Quindi cosa aspetti? Iscriviti su. Subito trovi il link in descrizione, basta chiacchiere e diamo il via al tutorial di oggi. Ed eccoci qui all'interno di Photoshop. Ok, al centro c'è il protagonista di questo tutorial, un ragazzo dalla pelle davvero rovinata e come se non bastasse anche pieno di brufolozzi, cicatrici e nei. Insomma, non è un bel vedere. Ok, prima di illustrarti la tecnica di oggi, io direi che come prima cosa sarebbe opportuno fare una pulizia del viso. Quindi crea un nuovo livello, lo chiamo pulizia. E per fare questa pulizia andrò a sfruttare il classico strumento pennello correttivo al volo. Lo selezioniamo, qui in alto troviamo varie tipologie di utilizzo dello strumento, quindi in base al contenuto, crea texture, corrispondenza per vicinanza. All'interno del corso Photoshop Facile ho fatto un'analisi approfondita dello strumento con tutti i trucchi del mestiere. Per ora non c'è il tempo di illustrarti tutte le varie funzioni, quindi imposto in base al contenuto. In base al contenuto basterà fare la selezione della zona che vogliamo rimuovere e automaticamente Photoshop ricostruirà quella zona sulla base dei pixel che si trovano intorno. Quindi basteranno dei semplici click per rimuovere le nostre imperfezioni. Ti ricordo di attivare la spunta campiona tutti i livelli. Infatti disattivando questa spunta e facendo la nostra correzione, come puoi notare non verrà campionato un bel niente. Infatti il nostro livello è vuoto. Quindi attivando la spunta campiona tutti i livelli, Photoshop prenderà come punto di riferimento anche i livelli sottostanti. Quindi come abbiamo detto, basterà fare dei click e praticamente farà tutto Photoshop. Questo è uno di quegli strumenti che io definisco magici. Infatti con un paio di click è possibile rimuovere tutte quelle piccole imperfezioni fastidiose del viso. Ecco, non farci caso, io rimuovo anche un po' di nei perché non li sopporto. Ma in questo modo si perde la purezza e l'originalità dell'immagine. Ok, non mi interessa, odio i nei e li rimuovo. Tu puoi fare quello che vuoi. Possiamo aumentare o diminuire la dimensione del nostro pennello tenendo premuto CTRL più ALT e spostandoci verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire la dimensione. Stessa cosa, spostandoci verso in alto andiamo ad abbassare la durezza, spostandoci invece col mouse verso in basso andiamo ad aumentare la durezza del pennello. Quindi durezza imposto un 30% e vediamo se riusciamo a rimuovere questa brutta cicatrice. Facciamo una selezione, ok. Sì, è andata. Ok, ditemi che cosa diamine è questa cosa. Ok, la rimango lì com'è perché mi fa troppo schifo. Ok, così direi che può andar bene. Prima, dopo. Ok, adesso ascoltami molto attentamente perché voglio illustrarti una tecnica per rendere la pelle del nostro soggetto liscia e morbida in meno di un minuto. Sembra impossibile? In realtà con Photoshop tutto diventa possibile. La prima cosa da fare è prendere il livello con tutte le nostre pulizie e il livello sfondo e unirli in un nuovo livello. Premo Command più Alt più maiuscolo più E. In questo modo Photoshop, come può notare, ci ha creato un nuovo livello che non è nient'altro che la fusione di tutti i livelli sottostanti. Ok, la prima cosa da fare è quella di invertire questa immagine. Quindi basterà premere Command più I o Control più I se utilizzi Windows per invertire la nostra immagine e quindi portarla praticamente in negativo. Ok, lo so, potrebbe sembrare un film horror, ma siamo solo all'inizio. Quindi cambiamo il metodo di fusione da normale a luce vivida. Ok, peggio di prima. Subito dopo ci dirigiamo su Filtro, Altro, accentua passaggio. Ok, lo so, la tua immagine con questo filtro potrebbe apparire molto molto strana. In realtà aumentando il raggio, come puoi visualizzare dall'anteprima, non facciamo nient'altro che aumentare i dettagli della nostra immagine. Io qui ti consiglio di impostare un raggio pari a 24. 24 è il valore che io personalmente imposto. Poi per carità, sei libero di sperimentare come ti pare. Diamo ok. Naturalmente non è finita qui, dobbiamo applicare un ulteriore filtro. Quindi ci dirigiamo su Filtro, Sfocatura, Controllo Sfocatura. Ok, vediamo un pochino che cosa succede. Stando sullo 0,1 la nostra immagine apparirà davvero sfocata e poco realistica. Tutto quello che dobbiamo fare è aumentare il raggio
E come può notare, aumentando il raggio non facciamo nient'altro che aumentare la visibilità dei pori della pelle e della texture, vedi? Anche qui ti consiglio di impostare un raggio che va da 4 a 7. Nel mio caso imposto 6, che è diciamo un giusto compromesso. Diamo ok. A questo punto comunque ancora non ci siamo. Infatti questo effetto sarà visibile sui capelli, sugli occhi, sulle labbra, eccetera eccetera. Ecco, noi vogliamo soltanto agire sulla pelle. Quindi che cosa dobbiamo fare? Creiamo una maschera di livello. Invertiamo la maschera di livello, oppure sempre selezionando la maschera di livello puoi pigiare Command più I o Control più I se utilizzi Windows. Ok, a questo punto con il pennello di colore bianco saremo noi a decidere dove rendere visibile questo effetto. Quindi nel nostro caso solo sulla pelle. Facciamo qualche pennellata e vediamo cosa succede. Ok. Vedi come la nostra pelle risulterà molto più morbida e molto più liscia, pur conservando quelli che sono i dettagli. Nel campo pubblicitario questa è una tecnica molto utilizzata. Ecco, il consiglio che voglio darti è quello di applicare questo effetto solo sulla pelle, quindi evita tutti i bordi, i contorni, eccetera, eccetera. Infatti guarda che succede. Applicare l'effetto anche sui bordi e sui contorni è davvero un errore da principianti, quindi Command più Z per tornare indietro, Control più Z se utilizzi Windows. Quindi abbiamo detto solo sulla nostra pelle. Ecco, naturalmente se parliamo di ritocco della pelle, beh, potrebbe aprirsi proprio un nuovo capitolo. Infatti nel corso Photoshop Facile abbiamo dedicato un'intera lezione solo sul ritocco della pelle. Quindi possiamo considerare questa come una piccolissima tecnica in mezzo a un mare. Vediamo qui sul collo cosa possiamo fare. Ecco, se ritieni che l'effetto sia troppo esagerato, il mio consiglio è quello di abbassare il flusso del pennello. Nel caso in cui tu ritenga di aver esagerato, anche qui è possibile abbassare l'opacità del livello. Quindi opacità da 100% puoi spostarla un po' dove ti pare. Io imposto 100% perché così mi gusta. Ok, a questo punto vediamo un prima e un dopo. Prima, dopo. La pelle apparirà meno marcata, molto più morbida e molto più liscia. Sì, lo so, stavi già pensando questo non è un minuto. Ecco perché adesso vediamo come replicare lo stesso processo in meno di un minuto. Eliminiamo tutti i livelli e tutto quello che dobbiamo fare è aprire la finestra azioni. Quindi ci dirigiamo su finestra azioni. Qui Photoshop ci mette a disposizione tutta una serie di azioni di default. Qui abbiamo la possibilità di caricare azioni oppure creare azioni, che è quello che andremo a fare. In questo modo avremo la possibilità di applicare lo stesso processo per qualsiasi altra immagine in meno di 20 secondi. Possiamo creare un nuovo set in cui inserire le azioni. Quindi non so, io creo un nuovo set, lo chiamo ritocco. E all'interno del set ritocco creo l'azione pelle liscia e morbida. Possiamo addirittura associare un tasto alla nostra azione, in questo modo basterà un semplice click per rendere la pelle dei tuoi soggetti liscia e morbida, come il culetto di un bambino. Andiamo su registra. Come puoi notare, Photoshop sta registrando, vuol dire che da adesso in poi registrerà tutto quello che faremo. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è ripetere il processo. Duplichiamo il livello, Command più J, invertiamolo. Metodo di fusione, luce vivida. Ok, filtro, altro, accento passaggio, 24, diamo ok. Filtro, sfocatura, controllo sfocatura. 6, può andare bene, diamo ok. Teniamo premuto Alt e creiamo una maschera di livello, in questo modo sarà già invertita. Ok, a questo punto possiamo stoppare la registrazione. Tutti i nostri step sono stati registrati all'interno dell'azione pelle liscia e morbida e tutto quello che dobbiamo fare quando ci troviamo di fronte a un soggetto a cui vogliamo rendere la pelle liscia e morbida è selezionare la nostra azione pelle liscia e morbida e premere play. Photoshop farà tutto da solo. Col pennello di colore bianco dovremo soltanto indicare a Photoshop dove applicare il nostro effetto. Ok, quanto ci abbiamo messo? 10, 20, 30 secondi? Più facile di così si muore. Spero che questa tecnica possa farti comodo e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Qui Stefano di Photoshop Facile, ciao a tutti!